Amici bellini, bentornati. Dobbiamo parlare di questa rosa, la rosa dei venti, perché tra le liste, quelli che devono uscire, soprattutto quelli che devono uscire. Poi oggi è il giorno di Conte, perché Conte è arrivato con Oriali, quindi sono contento. Cominciamo. Eh sì, perché la presenza di Oriali mi lascia quella sensazione di vera novità all'interno dell'organigramma generale del Napoli. Poi dobbiamo sapere, benvenuto Chris e a tutti i nuovi iscritti che siete accorruti, 22.500. Non fermatevi, dobbiamo arrivare a 23.000 prima dell'inizio del calciomercato, che consideriamo ancora chiuso fondamentalmente. Quindi se voi lasciate like, arriviamo a 23.000 e per l'inizio del campionato dobbiamo arrivare a 25.000. Non esiste proprio, perché sarà un calciomercato da botti d'artificio, perché ogni acquisto, quando saranno, faremo video pazzeschi, approfonditi, molto approfonditi. Giriamoci nell'Abraham tattico, perché come mi piace fare, proprio a mano, recuperare tutta quella che è la lista del Napoli. Ricordiamo le liste, ricordiamo la famosa regoletta, insomma 17 possono essere over 22 senza restrizioni, poi ci possono essere 4 del vivaio del Napoli, 4 del vivaio italiano, per arrivare alla famosa rosa dei 25. Non pensiamo che il Napoli senza coppe 22-23 giocatori, servono 25 giocatori, bisogna fare le accoppiate, più un portiere di riserva, più qualcuno che fa da jolly. Quindi dobbiamo riflettere. Sono giorni in cui si insiste tanto sulla questione di Lorenzo, che va risolta a prescindere. Oramai io non ne volevo parlare, ma oramai i rumors, il gossip che sta girando su di Lorenzo, se sapete sapete, io non alimenterò perché non so niente e non mi sembra il caso, e cerco sempre di ricordare Quagliarella, quando noi poi lo gli demmo addosso e non sapevamo in effetti dire. Quindi non è delicata la situazione, vorrei solamente risolverla a livello tecnico, perché se esce Di Lorenzo, che è un titolare inamovibile, devi prendere un titolare inamovibile. In questo momento, se noi consideriamo che vanno via Zielinski, va via Demme, va via Elmas rispetto a quello che era l'anno scorso, ci sono questi tre posti liberi in questo momento, e consideriamo che Nathan diventa over 22 come Kvara, quindi vanno tenuti presente in questa lista dei 17. Consideriamo ancora tutti i difensori, cioè Ostigard, Juan Jesus, Rachman e quindi anche Nathan, inserendo Olivera e Mario Rui, e qua già uno si dovrebbe chiedere, ma li teniamo tutti? Perché poi si parla di Hermoso, si parla di Buongiorno, ma andiamo a vedere se basta. A centrocampo Lobotka, Kajuste, Anghissà. Poi ho cominciato a mettere Lindstrom, che è un altro che non sappiamo che fine deve fare. Kvara, Ngonge, Osimhen, Simeone. Chiaramente su Osimhen ci va il punto interrogativo, perché deve fare il mercato che deve fare. 10 milioni è impossibile pensare che il Napoli se lo tenga, però devono arrivare le offerte, altrimenti te lo tieni ecco. Dall'altra parte, vivaio Napoli, e se poi faccio qualche errore è colpa dei siti, non è colpa mia. Però questo è un lavoro che facciamo in collaborazione, qualcuno che fa questo di mestiere può prendere spunto dalle mie cose, e mettiamo insieme tutto il lavoro e cerchiamo di aiutare i tifosi a capire. Contini, vivaio Napoli. Zanoli, che ritorna, vivaio Napoli o vivaio Italia, spieghiamolo, perché qualcuno parlava di vivaio Carpi e cerchiamo di capire. Zerbin e Gaetano, che anche ritorna, vivaio Italia. Meret, che si fa con Meret? Ultima notizia, ma forse Collini lo vogliamo riscattare, quindi si ritorna di nuovo al problema dei portieri, non è chiaro. Raspadori, Di Lorenzo col punto interrogativo, Polita, noi pensiamo sempre se ne va alla Roma, ma dove sta questo effettivo interessamento? Foloruncio di ritorno, Mazzocchi confermato, e quindi Collini, Idasiak, che potrebbe anche lui essere vivaio Napoli, e il ritorno anche di Caprile. Quindi abbiamo un'esorbitanza di portieri in questo momento, tra Meret, Collini, Caprile, Contini e Idasiak, ne dobbiamo scegliere tre. E quindi spostiamoci dall'altra parte, proprio per capire un po' come si può fare. Analisi tattica. Photoshop, perché in questo momento è questione di mettere i nomi e di capire. Guardate tutti i portieri. Ho cercato di mettere in verde, stavo cominciando a mettere quelli là che ritornano, che sono già tuoi e che ritornano, come Caprile e Foroluscio, ma sono già tuoi e ti ritornano anche Zanoli, anche Zerbin, che però in questo momento sono
queste riserve. Andiamo per ordine. Ho cominciato a inserire buongiorno a tutti, buongiorno e Hermoso, perché sono i nomi che si stanno facendo con più insistenza. Vi ho già parlato di buongiorno nel video di ieri, prendendo spunto dalla nazionale italiana. Per quanto riguarda Hermoso, io non mi metto a valutare il giocatore, che ha una grossa esperienza, giocatore che garantisce una discreta sicurezza là dietro, avendo l'esperienza con l'Atletico Madrid. Lì bisognerà capire se il Napoli è disposto ad affrontare il discorso commissioni, perché se un giocatore va in scadenza a parametro zero gli devi garantire un ingaggio che lo soddisfa, e quindi eventualmente le commissioni. Non cantiamo vittoria, ma è lì che probabilmente il Napoli ha veramente bisogno di due titolari. Ecco perché li comincio a mettere in arancione, perché lì servono veramente due titolari. Come riserve, per me, come braccetto di sinistra, possiamo considerare Nata, sperando che Conte ci possa lavorare e quindi proprio farlo crescere tecnicamente e tatticamente, perché acerbo lo abbiamo visto. Lo stesso Olivera, che secondo me può fare il braccetto alla grande, visto che Nazionale gioca difensore centrale, come terzino, ha giocato anche come quinto, quindi l'ho messo anche come possibilità come quinto lì. E Juan Jesus, che probabilmente non avrà grande mercato, perché Juan Jesus non vi piace questa cosa, però ovviamente Juan Jesus fa parte in questo momento del roster del Napoli, si porta dietro esperienza, non può migliorare, sappiamo quello che può dare. Se te lo tieni come quarta scelta, per me va più che bene, anche perché non credo che avrà grandissime richieste da parte di altri. E Juan Jesus lo puoi ritrovare come braccetto, e secondo me meglio rispetto a un buongiorno, cioè rispetto a un centrale, dove però come prima riserva di buongiorno, se si fa, io immagino o Juan Jesus o Østigard. Ci possiamo immaginare anche Rachmani, ma io vorrei Rachmani braccetto di destra, come faceva nel Verona, e probabilmente anche capitano, in modo tale che da braccetto sta più al centro del gioco, si inserisce, sta ancora di più nella possibilità di fare il capitano, ti finisce di più a centrocampo, tiene un occhio a tutto. Il centrale, proprio il buongiorno della situazione, deve essere concentratissimo sulla punta, e non vorrei nemmeno che fosse capitano, deve proprio fare un lavoro dove non si può sbagliare. Avete visto, mezzo errore di buongiorno, ci stava facendo gol la Bosnia, quindi lì qualche rischio ce lo stiamo per prendere. Braccetto di riserva può essere Østigard. E ho messo anche Di Lorenzo, ma ovviamente Di Lorenzo fa parte di quel discorso. Se lo dobbiamo cedere, ti serve a uno che in questo momento è titolare della fascia, e quindi ti serve un vero e proprio giocatore duttile, non solo forte, ma anche che possa fare quindi le due cose, perché in questo momento ti manca qualcuno se vuoi fare le coppie, tenendo presente che questa è l'idea di Conte. Poi magari Conte arriva e fa il 4-2-4 e dobbiamo rifare tutto da capo. Però ancora non li fanno parlare, ci fanno sapere 26 di giugno, nati si dice giorni senza sapere niente, facendo nomi così. Sarà dura, ve l'avevo detto che sarà dura. Voi iscrivetevi al canale, non vi preoccupate, lasciate il like, non vi preoccupate, così passa più in fretta, analizzeremo qualche partita della nazionale, non vi preoccupate. Quindi passando al centrocampo, Di Lorenzo, ma chissà, è là come riserve, perché poi ti ritornano, e in qualche modo quelli là che sono italiani e che sono anche vivaio hanno un valore particolare. A destra come a sinistra ci possono finire Zanoli e Mazzocchi e Zerbin, perché Zerbin può fare il tutto fascia di sinistra, può fare il tutto fascia, forse meglio a destra, come anche Mazzocchi, che è abituato a farlo. Quindi abbiamo queste possibilità, senza considerare il solito Bellanova o Wanderson, di cui si sta parlando in questo momento. Questa è la situazione sulle fasce. Olivier, Mario Rui l'ho messo prima riserva per la sinistra, ma credo che servirà qualcosa di più consistente. E a centrocampo è dove vedo che il Napoli ha bisogno più di interventi. Ora teniamo presente Lobot, che speriamo che nessuno si sveglia e lo vuole. Vabbè. Abbiamo Kajust come riserva, abbiamo Gaetano e abbiamo Folorunscio. Ora, Gaetano e Folorunscio, che possono essere anche adattati lì, sono probabilmente due giocatori che vedo meglio sotto punta. Anche Spalletti ha utilizzato così Folorunscio, il Verona l'ha utilizzato un po' a tutto campo, però ha dei gol nelle gambe, ha qualità,
ha sicuramente anche un buon impatto fisico, e quindi per questo tutti quanti il vice Anghissà è così, ma è un giocatore fondamentalmente diverso da Anghissà. E poi Anghissà, noi teniamo presente Anghissà come titolare, ma deve essere un giocatore completamente diverso dall'anno prossimo, dall'anno scorso. Quale anno prossimo? L'anno prossimo Conte ci deve far vedere un Anghissà tirato a lucido con le scarpe, che fa tutta la partita senza mai prendersi palla. Quindi è lì che io vedo un po' più di emergenza vera e propria, cioè a centrocampo, giocatori che servirebbero di anche di qualità, perché non perdiamo di vista la qualità. In questa squadra io vedo una discesa via Elmas, via Zielinski. Io ho visto una discesa generale della qualità, proprio della qualità di calcio, della rifinitura, della precisione dei passaggi, e lì secondo me bisogna essere bravi. Di conseguenza andiamo verso l'attacco, immaginiamo sempre questo 2-1 finale con Kvara che non va toccato, per favore. Prima riserva Raspadori, ci metto poi Lindstrom, vediamo che fine fa. A destra in questo momento Ngong, teniamo presente che Politano non è ancora venduto e potrebbe ritornarti utile, con Politano, Gaetano o anche il famoso Folorunsch. E lì probabilmente il Napoli si può divertire a individuare. Ora si fa il discorso di Chiesa, qualche notizia invece ci viene a dire ma no, ma la conferma di Kvara allontana Chiesa, stuzzicato dalla Roma. Qualcuno sta dicendo l'Inter lo vuole bloccare per l'anno prossimo a parametro zero. Non penso che Chiesa può farsi un anno non in considerazione nella Juve, qualche cosa se la deve fare. Però parliamo sempre di ingaggi, parliamo sempre di una novità assoluta del Napoli che punta sui giocatori di 26-27 con ingaggi alti, vedi Hermoso, vedi Chiesa, 31 anni, vedi Lukaku. Ecco perché ancora non l'ho scritto Lukaku, ma ovviamente Osimhen è la situazione che poi sblocca tutto. Ecco perché purtroppo mi trovo a dover ripetere che il Napoli deve vendere, e non è una questione di vendere per comprare perché ti servono i soldi per farlo. Tu un po' di liquidità quest'anno ce l'hai e ti puoi anche muovere. Però avete visto le liste e le riguardiamo, ci sono molti giocatori oltre quei 4 che possono far parte della lista degli italiani. 3 vanno spostati dall'altra parte nei 3 slot rimasti disponibili, ma ci dobbiamo aggiungere a questi 3 slot Buongiorno, Hermoso, l'attaccante, esce Osimhen, entra l'attaccante, un eventuale anche mezza punta. E quindi il Napoli deve vendere, deve sfoltire, deve trovare, deve riuscire a piazzare alcuni di questi giocatori. Penso che la situazione tra italiani e vivaio sia meno complicata di quello che pensassi, perché questi giocatori, avendo il Napoli molti giocatori italiani, può puntare su questo in sede di calciomercato e trovare delle offerte adatte e adeguate. Ma in questo momento vanno risolte 2 situazioni fondamentali che poi sbloccano tutto: Osimhen, capire se ti arrivano i soldi della clausola, e Di Lorenzo, perché sblocca tutta una serie di altri discorsi e ti shifta le tue priorità di mercato, perché non puoi partire con Zanoli, Mazzocchi, Zerbin sulla fascia lì, ti serve un titolarone che possibilmente possa anche essere adattato, se non vuoi poi rivoluzionare anche tutta la difesa. Io penso che la rivoluzione, nel momento in cui tu scegli Conte, hai deciso: mi affido all'allenatore bravo, l'allenatore importante, e gli dico: questa squadra ha fatto lo scudetto, in qualche modo tu la maggior parte di questi qua li fai riperformare come all'epoca, e poi qualche puntello te lo metto, perché è giusto che abbiano anche le caratteristiche più adatte al tuo calcio. E li aspettiamo tutti al varco a vomitare le cose che stanno dicendo, cioè grandi allenamenti pazzeschi che ti fanno però calma, che già sto sentendo un po' di esaltazione generale, e volevo chiarirlo perché ne stavamo parlando con gli amici abbonati. Io ripeto sempre e insisto: il Napoli deve puntare allo scudetto per entrare in Champions, perché è così storicamente che il Napoli va a fare. Tu se invece lotti punto a punto per la Champions, succedono i Napoli-Verona, succedono le stagioni come queste qua, e va a finire che non ci vai. Succedono le ancellottate di spogliatoio, te ne scivoli e non ci vai. Quindi devi puntare allo scudetto per entrare tranquillamente nella Champions, ma non creare, ed è, lo so che è difficile da capire, non creare una pressione tale che se ti stacchi un pochino dallo scudetto tu dici però Conte, tu hai pigliato Conte, devi fare, perché è quello che vogliono dal nord. E se ci caschiamo poi anche noi nel sud, mettiamo una pressione a una squadra oltremodo, secondo me, esagerata, che non è il caso. Noi dobbiamo fare veramente un grandissimo sforzo per migliorare la squadra e per recuperare
recuperare tutti i punti che abbiamo perso quest'anno. Si parte da zero e siamo d'accordo, ma non è facile perché ci sono anche le avversarie. Alcune si rinforzeranno, altre lotteranno come quest'anno, e quindi il Napoli deve fare un lavorone. Non voglio sentire gente che il fallimento, che no, un bel terzo posto, una bella Coppa Italia, una Coppa Italia lavorata come se fosse una Champions. Io sono più che soddisfatto, ma poi l'affronteremo il percorso di tutto l'anno prossimo, che sarà divertentissimo. Speriamo al più presto di vedere la presentazione anche di Oriali, una presentazione ufficiale, una cosa, perché è una cosa importante che sta passando sotto gamba. E invece no, va bene Mann, va benissimo Conte, Oriali, fateci sapere cosa viene a fare il club manager, perché team manager pare che venga confermato Santoro. Adesso qualcuno sta parlando di Sandreani, un altro Juventino, proprio tutti quanti a strisce bianconere, un altro Juventino nell'organigramma di Conte, quindi uno staff bello importante, stellini confermato tutti insieme. Vediamoci in atti, questo non lo so, ma è bello avere gente di campo, gente di calcio, gente esperta che possa dire la sua in tutte le cose che si devono fare, perché ricordatevi che il calcio è anche politica. Guardate che cosa sta succedendo con Ancelotti, che dice no, quale mondiale per club, poi subito mi ha detto no, lo facciamo, quando mai, quindi non vi preoccupate. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state in campana perché qualche live cercheremo di organizzarla anche questa settimana in attesa di nuove notizie. È chiaro, non ne ho parlato perché ci vuole un film, il film ancora non l'ho visto, ci vuole un video approfondito solo per quanto riguarda la punta, e voglio parlare bene tra Gyökeres, Sesko, Jimenez, Dobbik, chi altro ci sta più? Io voglio Alvarez.